ed eccoci qui, eccoci qui, fratelli Nerazzurri, amici di Facebook, YouTube e Instagram buongiorno a tutti ragazzi, buon 21 maggio, martedì e bentornati nell'angolo delle core, ovviamente eh, insomma, non potevamo esimerci nel commentare questo splendore che abbiamo visto solo, solo due giorni fa, quindi eh, super coreografia della, della curva nord organizzata su tutto lo stadio eh, Benuta perfetta. Adesso andremo a vedere tutti i dettagli. Ho preparato anche un video per voi. Eh, intanto, vi invito ad andare a vedere il video della curva nord di ieri, perché è uscito ieri, montato con la musica, con i cori, con eh, premiazione, ragazzi, sotto la curva. Insomma, c'è un po' di tutto in 5 minuti, ragazzi. Quindi andate a vedere prima il video e poi con calma vi vedrete questo. Allora Um, ho cercato di uh, fare un puzzle e devo dire che insomma, col, col countdown di Mirko Mengozzi è venuto anche abbastanza bene. Così si rende l'idea, vediamo i quattro lati, andiamo, andiamo a, insomma, a sviscerare questa coreografia e, e soprattutto c'è anche l'effetto sonoro. Perché nel momento in cui era sulla coreografia sono partiti due cori clamorosi che insomma, hanno cantato in 70.000, quindi ho voluto tenere. Anche questa, non mettere nessun sottofondo musicale, ma tenere l'audio originale, perché è qualcosa di clamoroso, il, il Meazza azzurro. Quindi, quindi, allora, intanto ragazzi, intanto la cosa assurda che chi ha visto le live reaction, se non le avete ancora viste, andate a vederle, eh, se ne ha accorto, perché io ci rimango quando vedo la coreografia, perché ci rimango? Eh, perché eh, su, due lati, su due lati mi ricordava qualcosa. E quindi il DIEC sempre avanti in mezza coreografia già presente sul suo bandierone perché quest'anno, eh, un mese prima, esattamente un mese prima, ho, ho iniziato a fare le stelle sul bandierone campione d'Italia che avevo creato ancora nel lontano 2007 mm. e insomma eh, quando ho visto la coreografia ho detto ma mi ricorda qualcosa effettivamente un po' il bandierone del DIEC lo ricorda quindi questa è una cosa simpatica diciamo ecco simpatica lì siamo io e Stefanino un paio di settimane fa ho portato il bandierone l'abbiamo appeso dietro la curva nord e poi capirete anche il perché di questa cosa, è una continua festa poi ieri c'è stata un'ulteriore festa ma oggi, oggi si parla di coreografie ragazzi, poi parleremo di tutto della proprietà, vediamo se oggi ci sarà questo, questo comunicato, insomma parliamo di coreografie perché ha detto bene ieri Antonello l'ha detto più di uno ma anche Antonello ha detto che eh, la coreografia della curva nord, organizzata su tutto il Meazza, l'ha visto tutto il mondo, l'ha visto quindi eh, se, già si sapeva. Insomma, il mondo già era al corrente. L'Europa, e soprattutto l'Italia, perché in Italia veramente ormai eh, siamo a dei livelli pazzeschi da anni. Quindi andiamo a, vedere, andiamo a vedere i dettagli: andiamo a vedere i dettagli di questa splendida coreografia. Partiamo dal lato nord, ragazzi. Quindi, dalla curva nord, vediamo appunto. Questo sfondo tricolore, quindi sui tre anelli, il, lo sfondo principale è un, un enorme tricolore. I tre settori chiusi sono stati coperti con dei teli bianchi per dare continuità al bianco del tricolore. Un bellissimo venti in mezzo proprio alla curva delineato dal nero. E soprattutto, <ride> stupendo, anche l'idea, soprattutto, le due maglie. Maglia a maniche lunghe a sinistra completamente nero azzurra, maglia con la da trasferta a maniche corte. Quindi, queste due maglie, che quest'anno hanno fatto la storia, e hanno conquistato il ventesimo scudetto, le maglie fatte benissimo. Soprattutto quella, quella, quella è la mia preferita, eh, ovviamente, quella da trasferta con la fascia nero blu obli, obliqua. Quindi settore verde. Completo, vediamo che eh, tra il secondo e il terzo, per quanto riguarda le maglie, si è data continuità, quindi ci sono dei teloni vedete che danno continuità alle maglie. E, e quindi una perfezione, una perfezione inaudita. Andiamo però perché è facile parlare della curva nord e dei tre settori verdi. A me è quello che mi ha veramente stupito e ho ringraziato tutti i presenti. E io prima, prima della, della partita dicevo: mi raccomando, soprattutto al rosso, all'arancione, che è difficile. Tirateli sul momento giusto e teneteli su, più possibile. E devo dire che l'effetto è stato veramente bello perché sul lato arancio, e questo è difficile perché nel primo anello arancio hanno creato eh, delle sale esecutive, un po' come, come nel primo rosso. E quindi ci sono diverse uscite da andare a coprire con i teloni anche. Bella scritta campioni sopra d'Italia con uno sfondo, attenzione! Potevano anche fare che ne so, sopra azzurro e sotto nero un po' più semplice in realtà no, in realtà eh, su su entrambi gli anelli c'è questo sfondo azzurro nero azzurro la scritta con un bellissimo font Campioni d'Italia. I teloni a completare. Poi ovviamente adesso c'è il sole, però avete visto dal video anche e da varie riprese. Insomma, che eh, il video non l'avete ancora visto, ovviamente adesso, tra un po' ve lo faccio vedere. <ride> Però eh, l'avrete visto sicuramente eh, che, che, che è venuta perfetta, è venuta rispetto eh, magari a IEM Inter. A IEM Milano perché? Perché c'erano dei tifosi che non erano interisti e non avevano alzato i cartoncini, tutto lì il discorso. Quindi togliamo, togliamo il lato arancio e andiamo al lato sud. Lato sud ragazzi, spettacolare. Questa era l'unica cosa che se guardate le live reaction avevo intuito. Eh, quindi il, il logo dell'Inter fatto in modo pazzesco era già stato fatto, forse un po' più grande. Ma qui doveva stare dentro un tricolore: quindi eh, il, il primo e il secondo anello blu completamente sfondo tricolore. Con il logo dell'Inter stupendo, stupendo fatto benissimo proprio nel lato centrale. Dopodiché, dopodiché il lato rosso, il lato rosso che mi ha ricordato tanto il mio bandierone. Ecco, qui mi ha, mi ha sorpreso tanto, soprattutto al primo, perché, insomma, sai, il primo anello, poi tanta gente, arriva sempre alla spicciolata, sono nei bar, sono eh, un po' in giro, e poi sempre il primo rosso, e la tribuna d'onore, e la tribuna stampa in mezzo, quindi, ottima l'idea di tenere la tribuna stampa, che è sul grigio, grigio biancastro, in mezzo al tricolore, per dare continuità, è stato completato con un pezzettino di cartoncini bianchi, vedete, al secondo Anello il lato della tribuna stampa, dopodiché il terzo anello completamente azzurro con la parte superiore del tricolore e le due stelle bellissime come quelle che ho disegnato sul eh, lato nero, quindi sul secondo anello accanto, ma proprio, proprio è proprio il mio bandierone. Questo qui è <ride> sotto un bellissimo azzurro ancora a dare continuità, quindi spettacolare anche il lato, il lato rosso, il lato eh, do, do, dove anche lì è più difficile. Insomma, quindi complimenti a tutti, complimenti alla Nord. Per l'idea, e adesso ragazzi, godiamoci questo splendido video che ho voluto creare per voi per ritirare un, attim un attimino l'atmosfera e vederlo insieme, insomma, come si deve! 3-2-1. Io penso che non ci, sono, non ci sono parole. Questa è la, la degna coreografia dei campioni d'Italia del ventesimo scudetto della seconda stella, ma come avevo scritto sotto il mio video post partita, campioni sul campo, ma campioni sugli spalti perché, perché la curva nord con le coreografie e con il modo piano piano, piano piano, sempre di più. Di portare tutto lo stadio a cantare in quel modo, insomma, è qualcosa di fantastico. Quindi, Curva Nord, pubblico del Meazza, tutto in toto e la squadra hanno fatto sì che questo sogno si avverasse questa seconda stella con questa coreografia che è veramente il top dei top dei top. Spero che vi sia piaciuto il video, ragazzi. Come sempre, portiamo tutte le coreografie, soprattutto quelle della Nord, ovviamente. Ma eh, diciamo che dal derby un mese fa, perché oggi è 21 maggio, dal derby. Fino ad oggi, passando per Inter Torino, abbiamo veramente assistito a degli spettacoli coreografici allucinanti da parte della curva nord. Campioni d'Italia, campioni d'Italia con seconda stella sbattuta in faccia. Non vedo l'ora di vedere cosa sarà il prossimo derby dove giocheremo in casa noi. In casa noi già, hai capito? Quindi basta, ragazzi. Questo era il video. L'angolo delle core come sempre sul canale del DX. Spero che vi sia piaciuto. Per tutte le altre cose ci aggiorniamo dopo, era giusto dedicare tutti questi minuti a un, a un capolavoro. Ormai mi viene da dire solo questo, a un capolavoro. Per l'ennesima volta creato dalla Curva Nord. Attivate la campanella, fate passaparola, condivisione del video e iscrizione al canale. Ciao!